Gallia, 53 a.C. Siamo alle ultime battute della straordinaria campagna di conquista della Gallia che Giulio Cesare ha intrapreso nel 58 a.C. Il console e il suo logotenente, Titus Labienus, si preparano allo scontro con alcune tribù di Galli, gli Eburoni e i Treveri. Si tratta di tribù che prima erano state alleate dei Romani e poi si erano ribellate. Eburoni e Treveri erano stanziati nella Gallia Belgica, tra i fiumi Mosella e Reno. Ci troviamo nel Tabernaculum, nella tenda del comandante, il giorno prima dello scontro con le tribù ribelli. Qui Cesare ammonisce Labieno, ricordandogli che il compito, munus, che dovrà portare a termine è piuttosto difficile, difficilius. Egli dovrà essere infatti il più valoroso di tutti, strenuissimus omnium, perché, se non sarà il migliore, nisi optimus eris, le tribù ribelli avranno la meglio sull'esercito romano. Il giorno dopo, postero die, il console, cioè Cesare, va in esplorazione, loca explorat, con cum per paucis militibus, con pochissimi soldati. Scorgendo un drappello di Galli a cavallo, colto di sorpresa, invoca Giove, il più grande degli dei, Jupiter Maxime Deorum, il più grande degli dei. Tra le due avanguardie nemiche si accende uno scontro congressio inaspettato, inopinata e violentissimo, violentissima. Cesare si trova in una posizione estremamente rischiosa, accerchiato dai nemici. Appena Labieno si accorge del grave pericolo che minaccia il suo comandante, decide di corrergli in aiuto, ordina alla sua turma, cioè la divisione di cavalleria, di muoversi il più presto possibile. Consuli, quam celerrime subveniamus. Corriamo in aiuto del console il più presto possibile, quam celerrime.